Beh, se facciamo gol sono contento, chiaramente, ma anche se siamo pericolosi sono contento, ecco. Cioè, se si vede il lavoro che abbiamo fatto, sono contento, ecco. Se invece vedo che facciamo delle stupidaggini o non facciamo quello che abbiamo preparato, anche se è già una partita, non sono assolutamente soddisfatto. Davvero, allenatore, vuol vedere i frutti del tuo lavoro, giustamente, giustamente. Ma è giusto, cosa c'entra adesso? Il judo cosa c'entra? Dovresti dircelo Ormai tu cosa è maestro qua. c'entra? Che ci stanno fondendo per non farsi vedere. Se io non ricordo male, un famoso calciatore, tu sai che io di calcio non ne so nulla, ma un famoso calciatore esperto di arti marziali era molto riconosciuto per questi movimenti che metteva in campo. Arti marziali, restiamo sul generale. Invece secondo me sarebbe proprio una cosa importante, il judo è una cosa importante, infatti Riccardo, mio figlio, l'abbiamo subito iscritto a fare il judo, perché le cadute, tutte queste cose qui, nel caso sarebbe molto importante saperle fare e sviluppare questo aspetto qua. Purtroppo perché mio figlio ha imparato molto a cadere, cadeva un sacco di volte. E questo non andava bene, però insomma, è importante fare anche quello. Vabbè, abbiamo passato il testimone al nipote. In realtà questa è pubblicità occulta, mi riguarda. Ma scrivetevi tutti al no, giustamente. Non è sbagliato che secondo me qualsiasi sport debba essere complementare a qualcos'altro che ti può aiutare Qual è l'allenatore italiano che segue di più le tue tracce o comunque la tua idea di insegnare il calcio, la tattica del calcio Io credo che sulla Pippo Inzaghi sia quello che più di tutti questo aspetto gli piace. Infatti nelle sue squadre anche quando è retrocesso aveva fatto il 50% di gol sulle situazioni di palla inattiva, so che ci lavora parecchio. Mentre, sono io, medicina. Non saprei per quanto riguarda le top squadre, non. Ecco, sì, Pioli mi sembra che curi abbastanza le situazioni di palla inattiva. Si vedono delle idee, si vedono, insomma. Altri direi che derivano un po' alle qualità dei giocatori. E in linea generale invece l'allenatore che diciamo ti affascina di più o che trovi più completo, qual è? Puoi farmi un nome? Un allenatore che mi affascina di più, Mancini. Ronaldo delle 700 punizioni che ha tirato sulla barriera della Juventus non è capace di battere le punizioni. No, allora secondo me sarebbe bravissimo, però si sta intestardendo perché vuole battere con quel tiro in quel modo lì che prevede una tecnica un po' particolare e anche una distanza particolare. Lui la fa anche sulle punizioni da vicino, che non c'è lo spazio per fare quel tipo di punizione. Poi ha una personalità talmente importante che nessuno gli dice niente, però nel periodo che era la Juve, Dybala e Gianni c'erano decisamente molto più forti di lui. Divagazione che forse può avere anche una risposta secca e l'accetto molto volentieri. Cosa? Se, beh, una divagazione, voglio dire, potrebbe avere anche una risposta secca e l'accetto ovviamente. Se c'è una similitudine fra l'argomento che tratti e un argomento secondo me molto simile nel basket. Il basket è il lato debole, la rimessa dal fondo, la rimessa laterale. Ci
sono delle similitudini in quello che tratti o no? Beh, devo ammettere di essere abbastanza ignorante sul basket e quindi non so darle una risposta, credo corretta, nel senso che non conosco bene del basket, mi sono un po' soffermato e sono stato assieme con qualche allenatore solo per studiare un po' i blocchi e il pick and roll e basta, perché mi interessava come movimenti da fare in area, dove nel calcio il blocco non si può fare, e quindi avevo cercato di fare qualcosa di dinamico, cercando di utilizzare il giocatore che portava il blocco anche in fase offensiva, però l'ho abbastanza persa perché la velocità della palla è molto diversa nel calcio rispetto al basket, e quindi se io do due compiti a un giocatore è difficile che riesca a farli, perché si concentra su uno e perde l'altro, e quindi nel calcio lo trovo molto difficile, anche se qualche giocatore riesce a farlo, ma è una qualità singola più che un discorso generale. Per quanto riguarda il basket, però, sono proprio un ignorante, non saprei rispondere per questo, non per caso. Come rispondo? Chi sarà il tuo successore nel senso? C'è qualcuno che tu stai formando per diventare esperto di palla in cattiva, oppure c'è qualcuno che sta studiando per riproporre tutti i tuoi schemi di cose? Nei dilettanti c'è Bertan a Bordolico e c'è Paisan a nei professionisti no, cioè ci parliamo, ho diversi contatti, adesso probabilmente vediamo se riesco a organizzare un corso per allenatori, per le pari native, però cioè quello che vorrei organizzare è un corso per insegnare a fare l'allenatore, quindi a dare gli strumenti per costruire degli schemi, non per copiare degli schemi. Questo ho avuto un input da un irlandese e poi anche qui in Italia, quindi vediamo se questa cosa prenderà piedi, vediamo. Tanto però direi che per ora i miei due delfini sono qui nel benissimo, se voi siete soddisfatti e non avete più domande da fare, direi che possiamo fermarci qui, chiudere la serata, chiudere questa prima parte del Grand Central Literary Festival, edizione invernale che è cominciata a metà novembre e adesso si prende una pausa e ricomincerà il 2 febbraio. E noi non abbiamo parole, ti ringraziamo, grazie anche per aver così ricordato. Ho ricordato che insomma qui a Mestre non ci sono stati molti riscontri, ci sono io e il suo Mari. No, perché è importante, cioè io il mio obiettivo anche in questa serie di incontri era quello di mettere proprio in caso i talenti nostrini, e quindi mi è sembrata la cosa più ovvia, quella di invitare, non sono riuscito a scrivere un paio di libri, quindi ci cascavi a pennello. Francesca, grazie della tua disponibilità e professionalità, anche la prossima volta sarai tu il protagonista di un evento e qualcuno ti intervisterà, perché è un mondo da scoprire. Grazie a tutti.